Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata ragionerò brevemente di quali sono le mie playlist sul mio canale YouTube. Ciao! Cominciamo quindi a discutere e a presentare rapidamente le mie playlist. Quelle più importanti sono sicuramente quelle relative alle playlist di pianificazione strategica. Abbiamo Strategic Planning Playlist, che in pratica è composta da risorse esterne, in inglese, sul tema della pianificazione strategica e sui segnali d'early warning e tecniche per estrarre appunto questi segnali di early warning dal rumore oppure dalle nebbie della guerra, per dirla alla von Clausewitz. Seconda playlist è quella ormai arcinota delle guerre del cambiamento climatico Mediterraneo e Siberia 2050, che la potete raggiungere anche invocando l'indirizzo URL redirect in sovraimpressione, dove sono presenti vari podcast che relazionano di pianificazione strategica, appunto, sul tema delle guerre del cambiamento climatico causati da danni dal cambiamento climatico e sovrappopolazione. Il secondo tipo di playlist hanno praticamente contenuti simili riguardo al cambiamento climatico e questioni di sicurezza nazionale. Sono tutte playlist per lo più che contengono contenuti o conferenze in inglese, per cui se uno non conosce l'inglese o non ha skills linguistici adeguati a comprendere l'inglese, non ne apprezzerà sicuramente il pregevole contenuto. E tra queste ricordo Climate Change ed Impatti di Sicurezza Nazionale, appunto con tantissime conferenze in inglese, e la questione del North Pole Melting Issue, cioè ossia lo scongelamento del Polo Nord. Le playlist toste sono finite, seguono adesso una serie di contenuti sicuramente interessanti, ma meno opprimenti e meno drammatici dei precedenti. Vari tutorial gratuiti dedicati alla scrittura creativa, un micro tutorial ed un corso gratuito di scrittura creativa molto interessante, interamente composto da risorse esterne. Vari micro tutorial dedicati al blogging, al podcasting e alla grafica digitale. Questi sono specificamente pensati per principianti che vogliono iniziare ad avere, diciamo, capacità di blogging, di podcasting e un'infarinatura di grafica digitale senza stare a crearsi troppi problemi, ma avere, diciamo, più razionalità nelle scelte che uno effettua. C'è poi infine un lungo e ricco tutorial gratuito dedicato al blogging, podcasting e grafica digitale che potete fruire gratuitamente appunto seguendo il link indicato. È composto sia da risorse mie che da risorse esterne. Anche qui è necessario, diciamo, avere skill linguistici in inglese per poter apprezzare le risorse. Veniamo poi ad una raccolta di playlist che praticamente sono una ricca serie di contenuti molto interessanti a metà strada tra l'intrattenimento, la storia, la scienza. Affrontano da vari punti di vista la questione UFO ed alieni nel passato della storia dell'uomo. Ufologia scientifica, conferenze e seminari, CISU vs CUN, diatribe di ufologia italiana, mistero di Orione, debunking e nuove teorie di archeoastronomia. Sono tutte playlist con contenuti esterni e qualche breve file di mia produzione. Qua abbiamo la playlist di paleofologia razionale, che è una breve relazione sulla tematica. Poi ci sono playlist di paleoastronautica ed antichi astronauti, selezione multimediale di ottime risorse.
SETI, SETI-V, Starling Mystery and Exoplanet Stuff, Somebody is Already Here. Questa è una playlist, come potete capire, in inglese, con conferenze ed interviste a scienziati in inglese sulla questione Starling, esopianeti e civiltà aliene, intelligenza aliena nello spazio. Debat sur les ovnis e su Coupe Volante. Questa è ovviamente una playlist tutta in francese sul tema degli UFO, avvistamenti UFO e imputazione a tecnologia aliena con visite sulla Terra. Ufologia, il caso Zanfretta, raccolte di risorse audio e video, storie strane e misteriose. Passiamo adesso ad una serie di playlist che riguardano il tema della editoria digitale e la fantascienza. Nella playlist di editoria digitale, dati e tendenze, scenari, copyleft e copyright, troverete una serie di conferenze online o meno o registrate sul tema della editoria digitale, nuova editoria, nuovi media, copyright, self-publishing e quant'altro. Veramente interessante per quelli che sono appassionati di questo tema. Io vi consiglio di darci un'occhiata perché ci troverete tante belle conferenze, tanti belli contenuti di interesse, veramente rilevanti. Poi abbiamo una serie di playlist che fanno, diciamo, pubblicità a una serie di ebook, ho scritto io, relativi a ebook trailer di Mia Fantascienza. Poi abbiamo ebook trailer di Fantascienza Climatica o Climate Fiction, e poi infine una playlist di ebook trailer della collana J-Dub, che sono una serie di omaggi a bellissimi racconti di fantascienza delle pulp mag Amazing Stories, If World of Science Fiction, Wonder Stories e quant'altro. E siamo giunti ad una serie di playlist prettamente, diciamo, di entertainment, veramente con contenuti notevoli. Spazio fantascienza, film, telefilm, serie TV di fantascienza a colori, in bianco e in nero, in italiano, in inglese, in francese. Ci sono tre massicce playlist, una di fantascienza in bianco e nero in italiano e due che contengono anche contenuti in inglese. Science Fiction Movies Massive Playlist, che già dice tutto dal titolo. Mia Fantascienza Blog Film Telefilm Gratis di Science Fiction. E qui, diciamo, è mescolato sia film in inglese quanto in italiano, a colori in bianco e nero. Mia Fantascienza, film e telefilm gratis di science fiction in bianco e nero. In questa invece, in questa playlist, è contenuta solo film di fantascienza in italiano ed in bianco e nero. Giungiamo quindi all'ultimo blocco di contenuti di playlist che sono raggruppabili intorno al concetto di entertainment miscellaneo, dove abbiamo una playlist intitolata Mia Calignaia, che è un vlog estivo sulla spiaggia di Calignaia, alcune playlist di sperimentazione su possibili web series, Climate Fiction Wars, mio talk show parodia, appunto la parodia in satira di un ipotetico e fantomatico talk show italiano. Poi abbiamo scenari di contatto alieno, teleconferenza di fantascienza in podcasting. Playlist musicali, dati sonar della battaglia per Kalinka, Sons of Lesser Gods, tutti i temi musicali dei due ebook di fantascienza climatica che scandiscono l'incipit dei vari capitoli. Per finire abbiamo la playlist di mio podcasting, che appunto lo dice la parola, sono una serie di bloggate audio a tema eterogeneo, sulle bloggate dei miei blog che hanno fatto più traffico, e infine la grande playlist recensioni varie cazzeggio catabiotico, dove potete trovare recensioni, sperimentazioni, filmati, mini corsi, un po' di tutto. E questo è più o meno la presentazione di tutte le playlist che potete trovare sul mio canale di YouTube.
Sono sicuro che tra tutti i materiali raccolti troverete sicuramente almeno uno o due playlist di vostro interesse, oltre a tantissimi filmati che sicuramente troverete utili da visionare. Per questa puntata è tutto, abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima.